Un appuntamento di quelli importanti, quelli della chiusura di un anno di tanto lavoro e tanto impegno, di presenza. Ne parliamo con il presidente del Panathlon Sassari, Marcello Sassu, ospiti di questa serata che è dedicata a chi? Alle persone che vivono per tutto un anno le vicende sportive e non solo della nostra città. Certo, questo è un appuntamento fisso che noi tutti gli anni abbiamo ed è l'occasione per tirare le somme di un'annata di impegno nello sport e nell'ambito sociale ed è l'occasione per farci gli auguri e scambiarci gli auguri di Buon Natale, Buon Anno con gli amici e con i familiari. Sottolineando che è la conclusione appunto di un'attività di tutto l'anno che ci ha portato a organizzare diversi eventi, tra i quali mi piace citare sempre come clou la consegna del premio Arciere, che rappresenta sempre il punto più alto della nostra attività annuale, in quanto si premia una personalità o un personaggio di grande rilevanza ma anche di grande umanità. Per cui questo premio Arciere lo porteremo avanti il più a lungo possibile con cadenza annuale. Ma oltre al premio Arciere lasciamo e riserviamo sempre un grande spazio all'impegno per l'inclusione e l'integrazione sociale. Infatti abbiamo fatto degli eventi incentrati su questo argomento anche a Porto Torres. Abbiamo patrocinato un grandissimo evento di rilevanza sociale che era la presentazione di un progetto portato avanti nelle scuole medie e nelle scuole elementari per la sensibilizzazione dei bambini, dei ragazzi in età di sviluppo verso quelle che sono le problematiche della disabilità. Ritengo che per noi sia estremamente importante e qualificante questo argomento e questo impegno. Poi il risultato di questo progetto che ha portato avanti lo psicologo dello sport Manolo Cattari, l'abbiamo presentato il mese scorso alla nostra conviviale mensile al Vecchio Mulino. Ho citato solo due dei tanti appuntamenti dell'anno. Ultimamente poi, questo ci tengo a sottolinearlo, abbiamo iniziato a portare avanti un progetto nazionale, anzi internazionale del Panathlon, che è la presentazione delle targhe che noi chiamiamo targhe etiche, che non è nient'altro che, passatemi il termine, un protocollo nel quale i genitori si impegnano a sottoscrivere dei punti che sono punti di salvaguardia e di libertà nella scelta degli sport e nella tutela dell'attività sportiva dei ragazzi. Questo è quanto posso sintetizzare, non vorrei dilungarmi ulteriormente perché ci avrei tante cose da raccontare. Ma... Presidente, per una domanda mi permetta di potergliela fare. Questi sono i progetti già vissuti, però sappiamo sicuramente che il Panathlon non si ferma a questi. Cosa c'è in itinere? Giusto un appuntamento per il prossimo 2019 che speriamo possa essere foriero ancora di grandi successi e di grande interpretazione vera di quello che è lo spirito Panathlon. Io la ringrazio di questa domanda perché avrei da rispondere con tante cose che abbiamo in pentola. Ma voglio citare un paio di queste iniziative che stanno per essere, come si può dire, concretizzate. Uno dei primissimi sarà, questo lo dico in anteprima perché credo che a Sassari non sia mai stato fatto, ci sarà un evento in cui metteremo insieme, mi sono fatto io promotore e sto cercando di concretizzarlo, mettere insieme tutti i club service della città, cioè il Rotary, Lions, Panathlon, Inner Wheel e quant'altri sono impegnati nel portare avanti dei valori che noi condividiamo, che non sono appunto solo valori sportivi ma sono valori universali, e questo sarà un appuntamento che pensiamo di portare per febbraio o marzo. Ma un altro punto importantissimo sarà il ripristino delle benemerenze Panathlon che premieranno gli atleti che si sono distinti in tutte le specialità, in tutti gli sport, per cui abbiamo un incontro prossimamente con i rappresentanti delle federazioni per poter calendarizzare e sottoscrivere il protocollo d'intesa per ripristinare questo ambitissimo premio. Ringraziamo il tempo che ci ha dedicato, naturalmente lunga vita al Panathlon e buona festa. Grazie, grazie e tanti auguri a tutti. Buon anno, buon Natale e buon anno. Arrivederci.